Milano è un po' particolare o no? Indubbiamente sì, perché Palermo è una delle pagine del mio passato, della mia carriera, della mia professione. Lì sono stato molto bene, e ho ottenuto dei risultati importanti, ho dei bellissimi ricordi ed è un'esperienza che sono contento di aver fatto. E quindi non è proprio non è la seconda volta che torno da avversario, la prima volta è stato lo scorso anno col Parma ed è stato molto bello e molto emozionante perché quando sono entrato in campo ho ricevuto un'ovazione che non mi aspettavo, che mi ha commosso e che ricorderò sempre. Questa è la seconda, l'emozione è comunque presente in me, anche se non è che mi posso aspettare tutte le volte che vado a Palermo, però so che c'è un affetto consolidato e sincero da parte della tifoseria, delle persone che ho conosciuto, dei calciatori che ho allenato e quindi è sicuramente un appuntamento particolare. Questo per le vie delle emozioni, poi andando invece al professionale è un confronto diretto tra due squadre che secondo me stanno facendo un ottimo campionato e che si stanno in questo, almeno in questo momento, si stanno disputando un posto in Europa e quindi è uno scontro diretto. Oggi è così. Il Palermo però sembra in crisi. No, il Palermo non è in crisi. Guarda, io ho un'idea molto precisa del Palermo perché un po' conosco, è una squadra che osservo sempre con più attenzione rispetto ad altri perché fa parte del mio passato, insomma. Intanto è allenata da uno molto bravo, che è Delio Rossi. E poi la caratteristica, secondo me, del Palermo di quest'anno è questa. Quando tutti i giocatori titolari stanno bene e sono disponibili, secondo me è una delle più belle realtà del nostro campionato. Può vincere con chiunque, l'ha dimostrato. Quando manca qualche pedina, con tutto rispetto per quelli che, almeno questa è la mia impressione, che subentrano, sono ragazzi giovani, in qualche caso stranieri che non sono ancora abituati al nostro ritmo, al nostro campionato, e allora qualche difficoltà la trovano anche loro. Ma siccome domenica rientrano tutti, perché mi aspetto il Palermo con tutti i titolari, avremo una gara difficile. Per questo sono sicuro che il Palermo non è in crisi quando può schierare tutti i titolari. E da questo punto di vista siamo piuttosto sereni. Siamo noi che ci aspettavamo per primi di riuscire a vincere domenica e avremmo fatto un altro balzo in avanti. Ma noi siamo consapevoli delle difficoltà che troviamo, che possiamo trovare, che troveremo e non... possiamo andare dietro a quello che può essere l'umore, né in positivo né in negativo. Insomma, noi sappiamo che anche domenica abbiamo speso tutto quello che avevamo, non siamo stati brillantissimi. Secondo me abbiamo fatto un secondo tempo sufficiente per poter trovare la vittoria, visto che anche altre squadre più forti, più blasonate di noi hanno magari, tra virgolette, portato a casa la vittoria con una giocata o poco di più, l'avevamo anche noi, non ci siamo riusciti. Se riguardo alla partita di domenica, io non sono un po' deluso da me stesso, forse non dai miei giocatori, perché penso che avrei potuto fare qualcosa di più e di meglio per cercare, soprattutto nel secondo tempo, di mettere in difficoltà il Brescia. Avrei potuto e forse dovuto fare qualche variazione. Ma dei miei giocatori e dell'impegno che ci hanno messo sono soddisfatto. E si può sapere cosa o no? O no? No. Dei tuoi giocatori invece? No, perché hanno dato il massimo come sempre e so benissimo che
avendo fatto sport ed essendo uno che fa ancora sport, che non tutte le giornate sono... okay. Si può essere al 100%. Senta, mister, di Dennis in particolare è soddisfatto? Lo vediamo giocare in una posizione che così, a livello tradizionale uno vedrebbe un pochino più avanzato. Lo vediamo sempre arretrato, sembrava a volte un po' lento. Lei è contento del gioco che vuole? No, cioè, se questa osservazione poteva essere fatta per la partita col Bologna, del fatto del suo giocare un po' più dietro, ci può stare. Con il Brescia no, con il Brescia lui aveva il compito di stare il più possibile lì davanti. È chiaro che ormai tutte le squadre fanno retrocedere tutti gli attaccanti. Il famoso 9-10 uomini dietro la linea della palla lo fanno tutti, lo fa anche il Manchester United e anche il Barcellona per andare a riconquistarla, quindi lo dobbiamo fare anche noi. Ma non aveva nella partita di Brescia col Brescia compiti di particolari. Sì, sono soddisfatto perché si è messo sempre l'impegno, ha dato tutto quello che poteva, è stato sfortunato perché poteva trovare il gol e forse la partita cambiava per noi. E quindi quando uno dà il massimo l'allenatore deve essere sempre contento. Non è facile per lui entrare, giocare, trovare la forma, però ci sta dando una mano come altri devono, come tutti dobbiamo cercare di dare una mano l'uno con l'altro per cercare di ottenere più punti possibile. Forse la domanda avevo già di farla prima, visto che il corpo hai già dato una risposta, ma considerando che gli avversari ormai cominciano a studiarci, stai provando delle altre soluzioni a livello tattico, magari spostamento di qualche uomo, magari un po' dello stesso modulo, magari tornare con il profumo provato anche a giocare andate col Palermo alcune delle partite, forse il nostro con il trequartista dietro due punti di ruolo. Sì. Hai pensato anche a questo? Questa è una soluzione che comunque ti gira, ti frulla per la testa. Questa come altre. Bisogna non essere fermi e non. Sì. Cercare vie diverse, vie nuove, ma direi nell'ambito di una stessa partita. Sì, anche sì. Non magari dall'inizio, magari. Sì, sì. Sì, sì. Tra le cose che lei ha detto che avrebbe cambiato domenica, curiosità, iniziamo. Qualcosa sulle fasce, perché ho notato che l'Udinese quando l'avversario chiude bene le fasce Isla e Armero trova difficoltà a proporre il suo gioco avanzato che è il suo punto di forza. Avrei potuto, adesso è facile dirlo, noi dopo 10 minuti potevamo già andare in vantaggio domenica, ma siccome io non sono, lo dico e se lo dico vuol dire che lo penso, sono molto severo ed esigente con me stesso. Penso che in un certo momento avrei potuto fare qualche variazione da un punto di vista tattico per cercare di mettere in difficoltà di più il dispositivo del Brescia. Sì, vabbè, ho capito. Lei mi sta chiedendo, ma io non rispondo a... No. Che cosa. E infatti io ti ho fatto prima una domanda, così non lo dissi, perché no. È chiaro che non lo dissi. Però puoi dirlo, perché non l'hai fatto? No, perché nel secondo tempo la squadra comunque mi dava l'impressione di poter riuscire a sbloccare il risultato. Infatti è vero. E quindi adesso che non ci siamo riusciti, se penso potessi tornare indietro qualcosa, è facile adesso, potevo fare qualcosa di più, di diverso. Oggi abbiamo visto un po' il calendario da qua alla fine con tutte le concorrenti, dando le solite stelline da 1 a 5. L'Udinese, vedendo che insomma è messa abbastanza bene, ci sono le squadre che stanno davanti hanno tanti scontri diretti. Guarda, io non so neanche il calendario che abbiamo noi, perché se ti dico che dopo il Palermo non so chi abbiamo, mi credi? Me lo dice adesso e io non lo volevo sapere, figuriamoci se mi metto a guardare il calendario delle altre. Ma poi il calendario l'abbiamo fatto per notizie giornalistiche, dipende dalla condizione del momento, perché abbiamo visto anche col Brescia
calendario. Che doveva essere gara da 3 punti sulla carta, è stato 1 punto. Vai a giocare a Genova e fai 3 punti. Sì, sì, il calendario non lo guardo mai, ma veramente non sapevo che avevamo. Cioè, se una squadra è in difficoltà. Sì, soprattutto all'andata, io proprio non ce ne guardo una, ma non so cosa capita. Quando esce il calendario all'inizio stagione, io guardo le prime 5, poi non lo guardo più per tutto l'anno. Se mi ricordo chi arriva, se no, in qualche modo poi lo vieni a sapere, ma proprio per non avere la, non essere condizionato da una cosa che per me non è condizionante. L'ha fatto sempre? Sempre fatto così. Sempre fatto così. Quindi continuate a vivere la giornata? A noi sicuro, ma non per questo. Ma non per questo, perché io ho questa, fra virgolette, mania. Perché è così, perché guardiamo ad ogni impegno e cerchiamo di metterci il massimo impegno e la massima concentrazione per affrontare il prossimo impegno. Prima hai detto che dall'altra parte c'è uno che allena che è molto bravo, a dire che su questo siamo tutti d'accordo. E forse siamo anche d'accordo che ha qualche pressione in più rispetto a te oggi, perché se il presidente di questa settimana dice che devi svegliarsi, perché altrimenti qui arrivo ne fa 4, tu che hai vissuto questa pressione. È un modo per caricare l'ambiente, per caricare la squadra, per caricare di responsabilità, cioè. Per tenere alta la guardia, per farli delle volte anche un po', come dire, arrabbiare perché rispondano sul campo. Ma questo è successo tante volte. Il punto è che quando una squadra crede nel proprio allenatore, film già visto a Palermo, nei miei trascorsi palermitani, questo ti dà forza, perché anche se viene criticato l'allenatore, ma la squadra si fida del proprio allenatore, quando va in campo dà qualcosa di più per il proprio allenatore. E sono sicuro che succede così per Delio, perché so che ha la stima della sua squadra. Potrebbe essere pericoloso per quella squadra se non ci fosse quel legame, ma quando una squadra si fida del proprio allenatore, l'importanza della maglia, del simbolo che si è davanti, che è più importante del nome che si è dietro. Sembra che lei sia riuscita a trasmettere questo concetto ai suoi, almeno vedendoli in campo e vedendo gli abbracci che ci sono, vedendo le dichiarazioni che fanno in conferenza stampa. Anche in prospettiva futura, aver creato un gruppo così solido significa qualcosa, significa che insomma uno va bene i soldi, va bene tutto, però ha capito che qua si può costruire qualcosa di importante, anche quindi, se quest'anno sono solo le basi. No, se la coesione e l'appartenenza sono fondamentali per far bene. Io mi auguro che questo valore, che forse è più importante, la benzina più importante che si può mettere dentro una squadra, sia continui e migliori ancora di più, perché è la base per poter far bene, per poter continuare a far bene, per poter migliorare e per poter progettare. Quindi lì il lavoro è incessante, quotidiano, e deve essere continuo. Ma se c'è una grossa offerta, credo che... No, questo è un altro discorso, però anche a me pare di vedere che da alcuni mesi questa parte, dal punto di vista della coesione, della solidarietà, dello spirito dell'aiuto reciproco, del festeggiare, del preparare la gara, del soffrire la gara, del soffrire dentro la gara, mi sembra di aver visto, e spero di aver visto giusto, segnali di crescita. Poi il discorso del mercato e sulle eventuali, come dire, quando un giocatore si mette in straordinaria evidenza, questo è un altro tipo di discorso.